Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Siamo al Forum PA 2020, siamo in diretta per questo appuntamento con l'Agenzia della Coesione Territoriale sul tema, dopo il Covid-19, una nuova idea di Mezzogiorno, il Piano Sud 2030 e le opportunità della politica di coesione. Credo che il titolo sia abbastanza autoesplicativo, quindi non ci aggiungo altre parole. Era il 14 febbraio di quest'anno, del 2020, quando è stato presentato il Piano Sud, quindi era immediatamente prima che ci cascasse addosso una pandemia che nessuno di noi poteva immaginare e quindi cambiasse un po' il quadro non solo dell'Italia ma di tutto il mondo. Adesso che questa pandemia, se non alle spalle, certamente per l'Italia è un'esperienza in parte, solo in parte sorpassata, cosa ci rimane? Cosa rimane del Piano Sud e che cosa possiamo fare adesso? Perché, come abbiamo visto, la pandemia non è stata una livella, non ha colpito tutti ugualmente, ha colpito alcuni di più e alcuni di meno. Il Sud come ne esce e cosa possiamo fare perché questa sia invece una grande opportunità di rilancio? Questo è il tema di oggi. Non metto altre parole e do la parola invece al ministro Giuseppe Provenzano, che ringrazio di essere qui con noi e che introdurrà questo tema. Grazie ministro di essere qui e introdurrà questo tema e con questa siamo in attesa di sapere da lui come il Piano Sud esce dal Covid. Ma innanzitutto grazie dell'invito e grazie all'Agenzia della Coesione Territoriale per aver organizzato questo momento. Io mi scuso con voi se non potrò partecipare a tutti i lavori, ma ci tenevo non soltanto a introdurre o a fare un semplice saluto, ma a provare a dire alcune cose che riguardano, secondo me, il Mezzogiorno sicuramente, ma tutto il paese. Certo. Noi in queste ore ci stiamo ripetendo, in questi giorni, che nulla sarà più come prima dopo il Covid. Ora, siccome è difficile pensare che qualcuno di noi sappia come sarà dopo, noi possiamo solo sapere come vogliamo che non sia più. E Bene. quello che vogliamo che non sia più è un modello di sviluppo che determina delle concentrazioni di ricchezza che minano la stessa solidità dei nostri processi di sviluppo. E queste concentrazioni di ricchezza nel nostro paese hanno più che in altri una forte connotazione territoriale. Io penso che da questa pandemia non dobbiamo uscire, anche se purtroppo nella dinamica politica questa cosa, ahimè, sembra tornare, alimentando una contrapposizione territoriale, tantomeno tra nord e sud. Forse è stata quella che ha ingessato la discussione pubblica, ma anche le scelte politiche dell'Italia nel corso degli ultimi 30 anni. Anche perché ciascuno ha avuto la sua crisi, l'impatto è stato ovviamente maggiore nelle aree maggiormente produttive, ma al sud si è sommato a quelle fragilità strutturali, al fatto che non avevamo ancora recuperato i livelli di prodotto e di occupazione della crisi precedente, ai settori che sono stati colpiti durante questa pandemia. È stata la ragione per cui abbiamo, in una discussione che c'è stata politica, anche nel governo, in cui ci siamo detti dall'inizio che dovevamo evitare di ripetere gli errori del passato, appunto, come non vogliamo che sia più. L'errore del passato, per esempio, è quello che Svimez, Gianfranco Viesti e tanti altri hanno raccontato nel corso di questi anni: l'austerità che è stata asimmetrica dal punto di vista territoriale, o peggio, il finanziamento delle politiche anticongiunturali, dalla cassa integrazione ad altri interventi con risorse originariamente destinate agli investimenti del Sud. Questo nesso tra disuguaglianze sociali e disuguaglianze territoriali che nel nostro paese dobbiamo avere sempre presente, noi almeno in parte ce l'abbiamo avuto chiaro anche nelle scelte politiche che abbiamo compiuto in questi mesi e in queste settimane, perché l'aspetto della coesione nelle sue plurime dimensioni, perché c'è un elemento sociale, c'è un elemento che riguarda anche il tessuto produttivo, il dualismo all'interno del nostro sistema produttivo tra le stesse aziende, appunto. Divari territoriali che si estendono e non si esauriscono nella frattura tra nord e sud. Beh, molto di questo è stato tenuto presente con tutti i limiti, diciamo, i progressivi, come dire,
tentativi di miglioramento degli interventi che abbiamo compiuto, mobilitando una mole di risorse senza precedenti nella storia d'Italia. Dal primo decreto Cura Italia fino passando a liquidità al decreto rilancio, progressivamente abbiamo allargato il fronte della tutela sociale, questo ha una ricaduta territoriale. Abbiamo messo a fuoco l'intervento e l'investimento su alcune beni pubblici, su alcuni grandi servizi, a cominciare ovviamente dalla sanità. È passato quasi sotto silenzio, diciamo, una scelta che doverosa a mio avviso, ma comunque importante. Nel decreto rilancio gli investimenti per il potenziamento delle terapie intensive che servono comunque al nostro paese anche quando eventualmente passerà, diciamo, la crisi del Covid, anche in futuro quando dobbiamo riorganizzare per le opportunità che si aprono il nostro sistema sanitario e fare in modo che sia più nazionale di quanto viene sbandierato, nel senso che oggi purtroppo non è un sistema sanitario nazionale, è la somma di tanti sistemi sanitari, e questo abbiamo visto quanto è stato un limite anche nella gestione dell'emergenza. Ecco, gli investimenti in terapie intensive sono andati al 40% al sud. Mai come diciamo dalla legge di bilancio ad oggi abbiamo indirizzato risorse verso le aree interne, occupandoci non solo della parte dei servizi, che pure resta, del potenziamento dei servizi e l'investimento nei servizi essenziali, che pure è decisiva, scuola, salute e mobilità, ma anche provando a occuparci anche del tessuto economico. Noi tra legge di bilancio e decreto di rilancio abbiamo aumentato la dotazione di risorse di circa 500 milioni per le terapie intensive. Abbiamo messo a fuoco tutto un lavoro che riguarda i nuovi divari, che non, nuovi non sono, ma che sono emersi in tutta la loro drammaticità durante la pandemia. Quello della digitalizzazione, che nel caso del rapporto tra nord e sud, vorrei dirlo, non riguarda soltanto l'infrastruttura, mentre c'è un divario fortissimo che riguarda le aree urbane e le aree interne, un ritardo con cui chi si era impegnato a consegnarci questa infrastruttura strategica non ha rispettato i tempi. Abbiamo richiamato tutti gli operatori alle loro responsabilità nel comitato comanda ultralarga. Nel decreto semplificazione abbiamo inserito alcune misure che dovrebbero andare nella direzione di rispettare gli impegni presi o di non aggiungere ritardi a ritardi. Ma questo è un tema che abbiamo provato a mettere a fuoco. Ora si apre una fase importante, nei pochi minuti che ho vorrei provare a dirla così. Si apre una fase importante, stiamo vivendo ore e giorni delicati, il Presidente del Consiglio sta visitando altri capi di governo proprio in vista di un Consiglio che può rappresentare una vera svolta per l'Unione Europea e anche dal nostro punto di vista, perché per una volta, diciamo, il processo di riforma che deve diciamo, riguardare il Paese anche, diciamo, nella sua partecipazione al processo di integrazione europea, non è un processo di riforma che toglie, sottrae, lasciatemelo dire così, ma che può finalmente allargare non solo le potenzialità di sviluppo, ma anche le basi della democrazia. Cioè non è qualcosa, appunto, che deve sottrarre risorse, ma per una volta, diciamo, che prova a investire. Questo cambio di mentalità in Europa, io sono orgoglioso di far parte di un governo che ha posizionato l'Italia sulla frontiera più avanzata di questa nuova riflessione europea, apre una prospettiva anche per il Sud. È stato giustamente rilevato come in alcuni piani, per esempio il piano Colao, fosse deficitaria l'attenzione nei confronti del Mezzogiorno. Io ovviamente ringrazio la Task Force Colao per il contributo gratuito, peraltro, che ha fornito al
al paese, ma quello che mi sento di dire, che è emerso anche negli stati generali, che però per una volta, diciamo, a questo percorso di progettare il rilancio, il Sud è arrivato in anticipo. Lei diceva: che fine fa quel piano Sud che avevate presentato giusto 14 giorni prima della pandemia? Intanto è entrato nel PNR, è proprio l'altro ieri notte in Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato il Piano Nazionale di Riforma, che è un documento importante che dà un po' la dimensione di quello che stavo dicendo prima, all'interno del quale un pilastro fondamentale è proprio l'attuazione del Piano Sud 2030, che diciamo nella sua impostazione forse ancora più attuale metteva a fuoco per esempio tutto il tema dell'infrastrutturazione sociale, che è quello che durante la pandemia abbiamo visto in maniera così evidente. Sull'articolazione del piano Sud, del resto ne abbiamo discusso con i sindacati, eccetera, è il frutto, devo dirlo, di un percorso anche abbastanza partecipato, fatto di incontri, di approfondimenti, di insomma, quelli che partecipano a questa tavola rotonda hanno in qualche modo contribuito nei differenti ruoli alle acquisizioni che poi in quel piano sono sintetizzate. Del resto i sindacati confederali hanno avviato un percorso da tempo sul Mezzogiorno in cui hanno messo a fuoco alcune priorità che a me oggi sembrano ancora più attuali. Su questo il lavoro che dobbiamo fare in queste ore e in questi giorni, nelle prossime settimane, è quello di provare a mettere a terra, diciamo, questi temi. Molte delle cose sono state avviate. Noi abbiamo firmato nei giorni scorsi un decreto sulle infrastrutture sociali, la stessa riprogrammazione dei fondi europei, che è andata persino al di là delle nostre aspettative, perché ci davamo un target di circa 7 miliardi, siamo arrivati oggi a oltre 10 miliardi e mezzo, con le amministrazioni centrali abbiamo riprogrammato risorse, in alcuni dei casi già spese nei decreti Cura Italia e rilancio su alcuni di questi assi fondamentali che ricordavo: scuola, digitalizzazione, sanità, sostegno alle piccole e medie imprese, sostegno ai redditi da lavoro. C'è un'idea che va tutta diciamo adesso condivisa anche con le parti sociali nella sua applicazione, un fondo sulle nuove competenze che è presso il Ministero del Lavoro, sulla cui operatività io spero che diciamo entri in funzione al più presto, che è finanziato con i fondi europei, anche a dimostrazione che non è vero che non spendiamo. Molto dell'azione di rilancio degli investimenti pubblici e privati è stata affidato al lavoro che abbiamo fatto nei giorni scorsi sul decreto semplificazione. Io su questo vorrei dire alcune cose, diciamo. Innanzitutto che noi abbiamo bisogno di accompagnare, e l'ho detto, mi fa piacere di avere questa occasione di confronto per spiegarlo meglio, cioè il deficit storico in termini di competitività di lungo periodo del Mezzogiorno, noi lo dobbiamo ovviamente recuperare sul fronte degli investimenti, del rilancio degli investimenti pubblici e privati, ma noi corriamo il serio rischio di ripetere quello che è accaduto con la crisi precedente, cioè di avere una ripresa senza occupazione, una jobless recovery. Ecco, noi questo non possiamo permettercelo nel Mezzogiorno, non potevamo permettercelo prima, non ce lo possiamo permettere oggi. Quindi secondo me su questo noi dobbiamo provare a osare, anche sfruttando una nuova sensibilità che si apre a livello europeo. Cioè noi vogliamo
accompagnare questa stagione di rilancio degli investimenti con una, chiamiamola così, il termine è improprio, una fiscalità di vantaggio al sud orientata però al lavoro, al mantenimento dei livelli di occupazione e della possibilità appunto anzi di una crescita dell'occupazione. Questo si può fare lavorando su una riduzione del costo del lavoro che sia diciamo però di medio periodo e non quindi di un anno come le decontribuzioni che abbiamo visto nel passato, perché quello diciamo hanno solo un effetto di spiazzamento del mercato del lavoro, ma non producono effetti strutturali. Invece una misura che accompagni il percorso di rilancio degli investimenti, che è l'unico che ci può fare, che ci può consentire di recuperare competitività. È una proposta che sto mettendo a punto in queste ore, che riprende diciamo alcune idee che sono emerse in passato. Fabio Panetta, che attualmente è nel board della BCE, aveva fatto una proposta proprio nell'autunno scorso in questo senso. Io penso che sia finanziabile anche con le risorse di React-EU, perché noi invece il percorso di investimenti lo facciamo anche sul resto. Per esempio, io sono convinto che abbiamo bisogno di un grande investimento nella sanità e nella sanità pubblica, soprattutto nel Mezzogiorno. E questo vorrei dirlo perché si sta aprendo una discussione anche nel governo in questo momento, vorrei dirlo con chiarezza. Sceglieremo con il Parlamento quali strumenti attivare e la discussione sulla linea di finanziamento sanitario del MES sarà svolta lì. Ma questo per chiarezza, così evitiamo ogni discussione, quelle sono risorse per investimenti e nel nostro paese le risorse per investimenti almeno per il 34% devono andare nel Mezzogiorno, il resto è aggiuntivo e anzi sull'aggiuntività dobbiamo lavorare ancora. Vabbè, chiudo su due questioni diciamo rapide che però sono essenziali a questa tavola rotonda e magari sulle quali vorrei che si concentrasse anche un po' di più la discussione, lo dico soprattutto al direttore dell'agenzia, perché noi dobbiamo organizzarlo questo lavoro. Cioè noi abbiamo parlato della semplificazione, io non è un dubbio, visto che anche oggi è uscito sui giornali, ho espresso una riserva diciamo generale su quest'idea che il commissariamento risolve i problemi. Perché noi abbiamo esperienze di commissariamenti che funzionano e di commissariamenti che non funzionano affatto, abbiamo opere nel Mezzogiorno commissariate che vanno peggio di quelle che non sono commissariate. Il tema è, e noi possiamo dare l'impulso, sicuramente il decreto semplificazioni va in questa direzione, sono contento, lo dico perché ci sono i sindacati che abbiamo corretto alcune storture, limitato la proroga del DURC, perché questo è un tema di civiltà, guardato con attenzione al nostro paese, anche nel Mezzogiorno, per non rivedere e non deregolarizzare ulteriormente, come già è accaduto purtroppo in passato, la disciplina dei subappalti. Però c'è un punto politico, che se noi davvero vogliamo realizzare le opere, mettere a terra le opere, l'ho detto al Presidente del Consiglio, c'è un impegno a farlo, nel prossimo provvedimento noi abbiamo bisogno di potenziarla l'amministrazione pubblica. Certo. Io non mi unisco al coro di colpevolizzazione o di criminalizzazione nei confronti della burocrazia che si sta di nuovo aprendo nel nostro paese e che è diventa un grande capro espiatorio e anche un alibi per la politica per non assumersi le sue responsabilità. Se noi abbiamo costruito un sistema dal 2001 in poi, dalla riforma e anche prima della riforma del titolo quinto, in cui circolano sempre più carte tra livelli di governo, abbiamo sempre meno persone in grado di gestire quelle carte nella pubblica amministrazione per numero, per competenze, per età, e beh, noi diciamo gli investimenti di cui stiamo parlando avremo molta difficoltà a capire chi effettivamente li realizza. E un commissario da solo credo non basti. Ecco perché il reclutamento di nuove competenze,
Anche competenze diverse, competenze organizzative, manageriali all'interno dell'amministrazione pubblica e soprattutto delle branche dell'amministrazione che sono chiamate a gestire le politiche di sviluppo e di coesione è essenziale. Ed è il pezzo, diciamo, l'altra gamba della semplificazione, se vogliamo davvero accelerare gli investimenti. L'altra questione è che, diciamo, quest'opera di trasformazione del nostro paese, perché questa è la sfida, anche entusiasmante se vogliamo, a cui siamo chiamati tutti, proprio per quelle condizioni di contesto che anche a livello europeo sono cambiate, le istituzioni a mio avviso non riescono a farcela da sole. Noi abbiamo la necessità di attivare davvero una forma di partenariato adottando il codice europeo di condotta del partenariato, perché non solo nelle fasi di pianificazione, progettazione delle politiche di sviluppo, ma soprattutto poi nel percorso di attuazione questo vada fatto. Io ho scritto a tutti i presidenti di regioni per chiedere di attivare i tavoli partenariali nella riprogrammazione dei fondi europei, ma io credo che sia necessario farlo come governo con grande attenzione. Abbiamo iniziato con gli stati generali, dobbiamo continuare. Non mi riferisco soltanto, anche se quello diciamo è il punto di partenza essenziale, diciamo alle rappresentanze delle imprese, alle diverse rappresentanze delle imprese, alla rappresentanza del mondo del lavoro, qui sono presenti i sindacati confederali con cui, ripeto, diciamo il confronto è costante, mi auguro che possa diventare anche un confronto organizzato sempre più a livello territoriale, perché noi abbiamo bisogno nel Mezzogiorno poi appunto di calare queste strategie nei territori dove ci sono le conoscenze, le informazioni, dove c'è la consapevolezza delle specificità. Ma accanto al partenariato economico e sociale c'è tutto quel mondo, dal terzo settore alle reti di cittadinanza attiva, che sono secondo me essenziali nel creare un rapporto tra istituzioni e società. Lo dico perché io che ho criticato anche oggi la riforma del titolo quinto, quella riforma aveva, diciamo, una gamba che era quella della sussidiarietà, che non è mai stata attivata. Invece io penso che sia importante. Siamo in una fase in cui ormai tutti invocano più Stato, anche quelli che prima, diciamo, lo denigravano, e questo è abbastanza vero, ma più Stato significa più istituzioni sicuramente, ma significa anche più società, e le politiche di sviluppo e coesione da questo punto di vista hanno proprio le caratteristiche per prestarsi a sperimentare un nuovo approccio anche nell'amministrazione dello sviluppo. Io vi provo ad ascoltare finché posso e vi ringrazio e vi auguro una buona discussione. Grazie Ministro.